Immaginate voi spiegare a un bambino di 5 anni che ha compreso da poco l'addizione e la sottrazione, spiegare la fisica quantistica. E questo è il grande problema di Inside Out, i due film, anche il primo. Ma il secondo è ancora peggio sotto questo punto di vista, perché sto tornando a casa, l'ho appena visto, ho fatto uno shorts molto carino, e ve lo consiglio, dura anche poco. E devo dirvi che sono deluso. Non che fossi un fan del primo film, perché, ripeto, tu tratti una materia che da sempre è al centro della discussione, di quelle più feroci, l'animo umano in generale. Cosa siamo, cosa vogliamo essere e la psicologia al centro delle nostre vite, tra virgolette, perché tutte le guerre, i problemi, nascono dalle emozioni, la rabbia, la gioia, il sarcasmo, l'ansia, l'imbarazzo. Bene, la Disney fa sti film semplificando, quindi a me dispiace dirlo, ma la Disney fa i film per i bambini. Uno dice, beh, i bambini vanno a vedere Inside Out 2, visto che tratta di Riley, chiama così? Comunque, questa ragazza a 16 anni che ha dei problemi, come tutte le ragazze di 13 anni. Ma non solo i bambini apprezzeranno questo film come il primo capitolo, ma anche gli adulti. E voglio dire, a quegli adulti che mi dispiace, non è interessante il discorso, a meno che non accettiate che la vostra composizione emotiva in quel momento, quando guardate il film, è infantile. Perché se uno lo guarda con un minimo di voglia di capire, cazzo parla! Questa strada è molto più bella di notte perché non c'è gente con i rumori, con le auto. Comunque, è un film infantile, perché le risposte che vi dà, cioè tutto il sottomondo, per chi non lo sapesse, Inside Out parla della mente di una ragazzina, come detto, che ha dei problemi e tutto viene reso visivamente in questo mondo dove le emozioni cercano di prendere il controllo. In questo nuovo capitolo, l'ansia insieme al suo gruppetto, cioè la noia e l'imbarazzo, prendono possesso della console, cacciando via le vecchie emozioni, la gioia, rabbia, cos'era? Disprezzo, una roba del genere. In questo senso, in questo film, insorgono diversi problemi, perché se il primo, nella sua semplicità, era elementare, didascalico quasi, perché alla fine qua c'è il messaggio della Disney, cioè sii felice, sii consapevole, sii vicino a chi ami, senza un discorso ampio che sicuramente meriterebbe un film, anzi vorrei un remake di sto film fatto da uno davvero bravo. Poi i rumori tutti, chi è? Uno col violino non ce l'abbia, perfetto. Valentino Rossi vuole pasta? No, grazie. Dicevo, nel primo, nonostante ciò, c'era un minimo di, come dire, semplicità, perché le emozioni erano poche, un po' troppo poche, ma essendo che la bambina avesse 10 anni, 8, 9 anni, quello che è, aveva un senso, fosse più o meno semplice, a tratti didascalico. Ma qui la bambina ha nuove emozioni, che uno si chiede, ma prima non c'erano? Cioè, non è mai stata ansiosa questa bambina? Strano. Altro problema che rende, lo so che sto parlando di questo che sembra senza senso, ma è importante per farvi capire la mia posizione. Lo so, dovrei guardarlo con l'occhio del bambino, ma anche da bambino mi sarei incazzato, perché se uno riflette al fatto che questo è un favolone, dovrebbe farsi delle domande. Cioè, nel film, questo nuovo, quando l'ansia ha un piano geniale e pensa di fare il bene della ragazza, ed è felice, non diventa gioia di conseguenza? Pure la rabbia, quando è contento, non diventa gioia? Speriamo che il vento non rovini tutto, siamo fottuti. Quando la gioia, si deprime, non diventa tristezza? E questo è il punto, cioè, per semplificare il tutto, l'hanno reso un po' così.
poi fa ridere, perché tu vedi certi momenti in cui vanno a Immagilandia, così così, Immagilandia, forse ci ho preso, cioè la creatività, i nostri sogni. Allora a me è venuta la battuta, vorrei un film con Rocco Siffredi e Valentina Nappi e andare nel loro Immagilandia. Beh, si scherza, che anche un po' queste le battute che vengono fuori, a me dispiace che il target è molto quello là, i bambini, buoni sentimenti, queste cose. Oppure vorrei vedere un terapiattista al suo Immagilandia, che dice, o altre categorie, poi ognuno ha le sue, insomma. Vabbè, detto questo, avete capito il discorso, no, sensato, del semplificazione, che a me non piace, ad altri può piacere, anche perché molti passaggi narrativi che dovrebbero essere molto psicologici sono un po' campati per aria, che ci sono delle trovate che non hanno molto senso. Chiudiamo sul resto del film, com'è, qual è il pregio maggiore. Dura 98 minuti, 90 al netto, è questo, perché scorre velocemente, anche fin troppo secondo me, certi passaggi, è reso action per, come dire, intrattenere, perché la stessa Disney ha capito che sarebbe troppo pericoloso, troppo impegnativo scrivere un film davvero sulla psicologia della mente, sarebbe troppo interessante, quindi la butta sull'action con l'ansia che diventa il villain. Ma dai, cioè, con la gioia che è il leader buono, carismatico, che sono gli Avengers contro, sai, quanto il villain di turno? Ma dai, c'è proprio una semplificazione eccessiva che rende l'opera senza valore, cioè proprio quei film dalla domenica pomeriggio su Italia 1 con un budget di 200 milioni, questo voglio chiarirlo, ed è impegnativo, ha incassato tanto il film, quindi rientrerà nel triplo. Ma questo non vuol dire che ci sia della vera qualità all'interno, certo l'animazione è fatta bene, però siamo sempre a solito discorso, io guardo il film, dico bella l'animazione, ma poi il resto? Non c'è neanche questa inventiva in nuovi aspetti, diciamo, del mondo, della mente di lei, nella console, altre cose. Sì, c'è qualche momento che ricorda Soul. Ammazza, oh Valentino. Chiudiamo sul resto. L'animazione, scusa. L'umorismo per i bambini che amano la Disney, ragazzi. Cioè, mi ha cringiato vedere questi siparietti, scenette con queste emozioni che fanno le gag alla Marvel. Ma che sti rumori? Oh, tutte moto di Valentino Rossi. E non, secondo me non fa ridere. Però io sono il target sbagliato. Regia non pervenuta. È il minimo indispensabile proprio, eh. Tutto minimo indispensabile. Vabbè, chiudo, ragazzi. In conclusione, in sintesi, mi sono messo qua che c'è po' più di ora uno, sono il clacson sicuro qui vicino. Regia non pervenuta, storia stupida, perché stupida rispetto al primo film, sembra davvero una barzelletta, ste nuove emozioni non funzionano, musiche al minimo, la macchina dove passa ora, è un film scemo, molto molto scemo, tutto qua, ciao ragazzi.